La neuroortopedia è quella branca dell'ortopedia che si occupa del trattamento dei pazienti che hanno avuto una lesione a livello del sistema nervoso centrale. Parliamo quindi di pazienti con esiti di paralisi cerebrale infantile, cioè bambini nati prematuri nel quale non c'è stato un sufficiente sviluppo del sistema nervoso centrale, quindi con bambini con problematiche di ritardo di acquisizione delle normali tappe evolutive, inizio cammino intorno ai 2-3 anni o in alcuni casi addirittura la perdita del cammino e disabilità motorie diverse a seconda del grado di lesione del sistema nervoso centrale. Altre patologie che interessano la neuroortopedia di cui io mi occupo sono gli eventi ischemici, cioè il noto ictus, che determinano lesione a livello del sistema nervoso centrale, quindi col conseguente tristemente noto caso di emiparesi. I pazienti con emiparesi sono pazienti quali sia a livello dell'arto superiore che a livello dell'arto inferiore si vengono a perdere quelle che sono le normali attività di contrazione muscolare, per cui avremo delle deformità caratteristiche alla deformità inequino del piede, cioè una deformità del piede verso il basso e l'interno, per cui il paziente ha difficoltà a camminare, ha difficoltà anche solo a gestire le normali attività quotidiane, quindi anche solo alzarsi dal letto e andare in bagno o muoversi per casa o ancora peggio in esterno. Con questo tipo di deformità il paziente ha difficoltà, ripeto, nella gestione della vita normale. A livello dell'arto superiore i pazienti con emiparesi avranno una deformità a livello di spalla, gomito, mano e quindi con una successiva perdita delle normali funzioni dell'arto e quindi una difficoltà nella gestione delle normali attività quotidiane. Altre patologie di interesse in neuroortopedia sono gli esiti dei traumi cranici. Pazienti purtroppo prevalentemente giovani con esiti di incidenti stradali nel quale si crea un trauma a livello del sistema nervoso centrale e conseguentemente avremo tutte queste alterazioni a livello dell'arto superiore e inferiore, purtroppo spesso con un quadro di tetraparesi, cioè un coinvolgimento dei quattro arti. Rientrano in neuroortopedia anche tutte le patologie neuromuscolari, cioè quelle malattie genetiche nel quale avremo un'alterazione a livello della conduzione nervosa che quindi conseguentemente determinerà delle deformità a livello di piede e mano. Una delle malattie più comuni è la Charcot-Marie-Tooth. Innanzitutto il chirurgo neuroortopedico si avvale oggigiorno dell'importante utilizzo degli strumenti di diagnostica con esame del cammino. Vuol dire che il paziente, sia il piccolo bambino con paralisi cerebrale infantile che l'adulto con esiti ictus, attraverso l'esame del cammino viene valutato per quanto riguarda la sua residua capacità deambulatoria. Così come analizziamo l'attività dei diversi muscoli che vengono coinvolti nella deformità e riusciamo a capire quali sono i muscoli che sono più attivi e quali muscoli che invece si sono persi come attività e hanno perso la loro capacità di reclutarsi normalmente. Grazie all'esame del cammino, il chirurgo funzionale ha delle idee più corrette su quello che può essere il tipo di intervento e quindi grazie a questo portiamo il paziente in sala operatoria e sulla guida di questo esame eseguito prima dell'intervento eseguiamo degli interventi.